Përshëndetje Mr. Silvino në albanese. You... Po i kapite. Unfortunately I like cannot answer you in Albanian. Cannot... <laughs> <laughs> no. Uh, uh, jemi dhe direkt në televizionin klan, kështu që mund të bëjmë më të thjeshtë edhe prata që në ndjekin. Pika më kulminante, le themi e karierës tuaj, a jeni gati dhe si dhe sa do të nikoj fakti që për Italin, ndesha për balë Qipëris, Dotiet ne desia, che dot duet me patieter tofitoi, the simon perfitoi me n'ingacqui fact. Farem direte. Prima di tutti, eh, veramente siamo molto contenti di stare qua. E, fa, abbiamo fatto un percorso molto difficile, la qualificazione. È stata una mica semplice, facile e un onore rappresentare l'Albania. In questo momento in Eurocoppa 2024 Germania. C'è una cosa da dire: un peccato che il capitano sia andato via. Eh, lui, 2016, non ha giocato, ha perso eh, vita, è una, una roba strepitosa. Ha avuto l'opportunità adesso di fare eh, un'Eurocoppa come capitano. È incredibile, eh? è bello. Lui merita tanto un calciatore che rappresenta tantissimo a tutti noi e quanto riguarda la domanda ehm, ma guarda noi siamo in un girone molto difficile ehm, capiamo la grandezza del torneo la difficoltà del nostro avversario eh, ma noi andiamo al campo a lottare a lottare per ogni punto e per fare veramente un buon europeo eh, al di là di quello Sappiamo, sappiamo che l'ambito è semplice, non è facile, è una partita difficile. e Praticamente pronta, dobbiamo decidere dopo allenamento uno o due nomi, ma praticamente noi siamo già pronti per giocare. Se potete, continueremo con la seconda fila e poi prometterò che la prossima questione sarà con il signore in fondo. Quindi, per favore, continuiamo qui. Pascandetti, Arlen Sadiku, Art Motion, Kosovo. Uh, trajner, për përflitet uh, që nga mediat se do tjetë shumic tifoz shqiptar në Dortmund nesër, dhe përvarsisht që Italia ka 60 milion njerëz, nesër pritë të jenë minoritet tifozët në krasim me, me shqiptarët në Dortmund. Qëfar do të thotë kjo për komtarën shqiptarët? E, buonasera, eh, significa che noi abbiamo tantissimi albanesi nel mondo. Eh, sappiamo che in Germania sono tanti, in Italia sono tanti, in Svizzera tanti, pff, di tutte le parti. Eh, da noi è una responsabilità incredibile, no? Da rappresentare una popola, gente che da tutte le parti. È bello. Io penso che è molto bello e domani sarà più bello da vedere lo stadio pieno e tutti parte rossootti. stadio importanti di Rossi, poi sarà bellissimo, bella responsabilità. Gentleman in the back was waving his hand quite a long time ago, so we give the floor to him, please. And then uh, lady on the left from my side with the blue t-shirt. She's Brazilian. Buonasera Silvino, sono qui giù. Maurizio Pizzoferrato, Agenziaria. Senta, lei ha dichiarato nei giorni scorsi che è contento di non affrontare un'Italia allenata da Mancini perché insomma le avrebbe fatto effetto, vista l'amicizia e visto che avete collaborato insieme. Però volevo anche sapere se per lei, eh, cioè, è contento anche perché secondo lei l'Italia di Mancini magari fosse più forte dell'Italia di, di Spalletti o no? Buonasera. Ehm... Sì, io prometto, eh, non ho parlato con Roberto da sei mesi. Eh, io penso che ci sta. Eh, lui ha fatto un lavoro, un capolavoro, ha vinto un europeo bello, lo conosco da tanti. Eh, ma io non penso eh, che c'è una grossa distanza fra quella Italia con l'Italia di oggi, Italia. Noi sappiamo sapete voi quando, quando parliamo di torneo, Eurocoppa, Mondiale, poi Italia è lì è una squadra forte, tosta, difficile, hanno calciatori fisicamente molto forti, potenti, c'è forza, qualità tecnica, una squadra che è molto bene schierata, un ottimo allenatore, è vero, Mancina ha fatto un bellissimo lavoro, ha vinto, Spaletto è un allenatore incredibile, è, sa lavorare tutto, c'è una bellissima esperienza. Pff. Italia è una squadra forte, eh, lasci stare. Io ho sentito un po' amichevole. L'Italia è forte quando entra, è, è entra come lo detto, non è per passare il gironi, Italia pensa di vincere la competizione, noi sappiamo, sappiamo. Eh? Però andiamo al campo da dare il nostro massimo e lottare per i nostri punti. Now we go to the Brazil, we provide the floor to the lady in blue camiseta. Hello, Silvinho. It's weird to make this question in English. <laughs> so, um, uh, my name is Julia. I'm from TV Global Brazil. So, Silvinho, during the, in the interview you gave us uh, this week, uh, you told us about the, the tension that was in the atmosphere two days before the game against the, the match against Moldova, uh, which guaranteed the, the, the qualification for the euro. How is the atmosphere today? How was the last, how was last? night for you, for the team, and how is the atmosphere today, uh, the day before the match against Italy? Thank you. How can I respond in Italian, in Spanish and Portuguese? So oh, it's easier for you, if possible, Italian can be as well. Right, Italian. Ma, lei mi conosci bene. Abbiamo sentito. C'è qualcosa molto vicina dopo la gara di Moldova. abbiamo pareggiato abbiamo preso il biglietto per andare in Europa 2024 poi oggi forse è il giorno dopo di sei mesi praticamente l'ambiente, la sensazione, l'emozione è praticamente uguale è molto bello abbiamo spogliato spogliatoio carichi, gente con molta voglia di andare al campo di rappresentare un paese poi è un bellissimo giorno oggi. Forse dopo sei mesi dopo Moldova, Moldova è il giorno più emotivo per tutti noi e siamo tutti carichi, come l'ho detto, e andiamo avanti, proviamo, proviamo a fare il nostro meglio. We, we are having a good rhythm, let's da uh, Right side from my side, two gentlemen's were asking questions, we give the floor to them. You go first and uh, gentleman in red second. No, 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 correctly. Yes, stay here. Buonasera Silvino, Paolo Tomaselli, Corriere della Sera. Volevo chiedere, chiedere che Italia ti aspetti, nel senso che non, non sappiamo se Spalletti giocherà con la difesa a 3 o a 4, se per te cambia qualcosa nell'approccio de, della partita, e chiederti chi è il portiere titolare dell'Albania, se Stracoscia o Beriscia. Buonasera. Ehm... Bueno, sì, per voi è un grosso dubbio, anche per noi. Eh, L'Italia è una squadra, secondo me, che abbiamo visto, si adatta a 4-3-3, a 3-4-3, è uguale, è una squadra, sono tanti calciatori che si adattano facilmente a tutti e due i moduli, non è un problema, è una squadra tosta, dura, difficile. Cambia qualcosa nel senso quando difendono, quando attaccano, poi è un po' diverso, certamente. Ma dopo se parliamo a livello generale l'Italia è forte, di tutte le maniere, è forte. L'1-4-3-3, 3-4-3 è una squadra che si difendono molto bene, eh, concedono pochissimi. Eh, dopo ripartono veloci, si, dà, si ha da fare un buon possesso, fa possesso di, calciatori importanti che fa inserimento l'ultima parte del campo, calciatori tecnicamente molto bravi. E quanto riguarda la nostra squadra, noi dobbiamo scegliere ancora, abbiamo un allenamento da fare, vediamo, ancora c'è una o tre cose da decidere, ancora non abbiamo deciso. So, un uh, in the red shirt Asking a question, and then we go back to the Albanian uh, media for next questions. And I promise we will even him try Brazilian. to get here as well. Even in Brazilian. <laughs> yeah. It. It's yeah. Weird yeah. Again, sorry. <laughs> <laughs> Hi, Sivinho. Fernando Calas from uh, the Reuters agency. Um, I'm, I'm going to ask you in English, you can answer in Italian. Uh, in the Italy press conference, we heard uh, the coach and the, and the goalkeeper, the captain, both saying that it's a must-win for them. And as I think it's, we're gonna listen to Spain and Croatia to, to do this to, 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 say, to say the same, you know. So uh, they had all the pressure in a group of death is on this three big teams so how how does this situation can work in favor for albania with actually no pressure at all just uh, in a in a season that we saw two underdogs reach the two biggest games of the season the, the european uh, tournaments so how can albania work that in that favor in the in your favor to per uh, avere 3 giocatori nel gruppo di Death. Thank you very much. Buonasera, Calas. Ti rispondo in italiano, quello è un bel casino. Eh? E, um, ma guarda, noi eh, capiamo la grandezza della competizione, dell'avversario. Mi ricordo un'esperienza 2018 con Brasile, abbiamo iniziato la competizione, il mondiale, e abbiamo pareggiato con Svizzera. È un campionato molto duro, sapete voi eh, ogni gara 100% dei calciatori lasciano tutti lì. Una mica semplice eh, una volta che non vinci una prima gara, quello lì che eh, sono favoriti per andare in avanti, già ci mettono in difficoltà. Noi abbiamo la nostra pressione, andiamo qua, andiamo qua da giocare, da provarci. Ma è vero che, come l'ho detto prima, è molto decisiva anche per il nostro avversario, in questo senso d'Italia. Per noi meno decisiva, per loro sì, perché non si permette è... grossi sbagli. Ripeto, 2018 ho avuto un'esperienza con il Brasile e non è semplice, è difficile. Eh, quello non vuol dire che noi andiamo al campo per non vincere, no no noi andiamo al campo e andiamo forti andiamo a pelleggiare, a galleggiare per ogni punto ogni punto che possiamo fare eh, e lì vediamo eh, ripeto che è una competizione molto dura semplice, è buona, è bella e strepitosa e noi in 90 minuti può succedere tutto in una partita di calcio noi andiamo a provarci Panorama Sport, uh, kohë jone. Where are you? That's you. She's uh, raising hands everywhere, here, here, and also <laughs> in our mobile phones. Please, question to you. Si <laughs> e misër. Uh, Pytja ime është, uh, do ju bëjnë fakt të uh, njëtëm pytje që kam drejtuar dhe për parandeshjes në prak me Republikën Qeke. Uh, sa kohë keni arëgjuar për të analizuar Italin dhe një mes pytje, ka më dilema në kokën tuaj për formacionin startuas? E. Um, io, per cortesia, mi puoi ripetere perché mi è arrivato un po' in ritardo: quanto tempo! Praga! sa Che ha giù il portan di talin. Mm, buonasera, noi abbiamo fatto, sviluppato un lavoro contro quanto riguarda il nostro tre opponenti, rivale, avversario. Eh, ma certamente l'ultima settimana ah, andiamo forte sull'Italia, certamente è il nostro avversario. E, mh, praticamente l'ultima sett settimana praticamente siamo lì da lavorare. Io penso che è un ciclo importante nel mondo del calcio: 6-7 giorni di fare strategicamente e prepararci una gara. Penso che è buono, ci sta. E dopo si diventa un po' più difficile perché abbiamo 3-4 giorni solo per andare nella seconda gara, anche dopo la terza. Questa è una gara che si prepara secondo me è un po' meglio perché c'è un po' di, più, più di tempo. E, sì, praticamente una settimana pensando in Italia, si sveglia pensando in Italia, si dorme pensando in Italia, poi magari ci arriva veloce la gara e possiamo andare là e fare bene. Yeah, so finish the press conference with two more questions and uh, please uh, question in the front row and we will finish with the question on the left side yes we see that you have a lot of questions but we need to also allow coach to go prepare for the training session as i understand. please next question mr një pjesë mirë e futbollistëve tan duke filluar nga Asani Broja apo edhe në mesfush nga Aslani kanë luajtur shumë pak në në fundin e këtij sezoni E quindi e quindi par dat ditve te fundit e kan arritur formën e tyre optimale për të përballuar një ndeshje kaq të vështirë si Buonasera, veloci e, atletica, sì, in migliori condizioni certamente di no. Senso i un calciatore quando arriva con tante gare è meglio, ma certamente più gioco un calciatore meglio. E vuoi dire che atleticamente bene, abbiamo fatto un bellissimo lavoro tutti insieme, anche quanto riguarda ogni calciatore che ha lasciato tutto lì al campo, ogni allenamento, meglio, meglio, due, loro due o anche qualcun altro. E ci arrivano molto bene, arrivano veramente bene, ma... Non è la plenitudine di un calciatore, ma certamente di no. Ma io, no, siamo da 50 anni, più gioca un calciatore, meglio. Ma ti posso garantire che ci arrivano eh, bene, in buona condizione. Give it a good one in the end, the gentleman in the front row with a red cap. Uh, good if it's possible, i would ask you to answer in english. yes, i will. yes. Uh, do you think that mitai and daku uh, can really improve playing in russian premier league? Uh, or would you prefer them to probably move to some big european clubs so um, they can give more in future for the national team? and do you think daku can turn into a real big european star? Listen, good afternoon. Uh, I'm going to speak about the two great players? Um, um, just I start to Dako. He's uh, a very good player. Of course, I can. I, I understand that they can improve in the Russian league. Of course, Russia is a very important country league. Uh, physical league, difficult league. It's very hard to play against a team from Russia. And also, of course, they can improve that with a strong forward, helping us a lot until here. Uh, like the player, good mentality. And also, when you're talking about uh, Mario Mitai, he's a great left-back. I was a left-back. I can recognise him. He's a technical player, he's a very good player. Uh, he's too young. Uh, I needs to play even more. Uh, but we are talking about one player that i love i like it i got him in the under 19 under 21 in albania national team he was playing there and i saw him he's a player that can help could help us in the first team and he until now he did really well but we are talking about a young player he just made some 10 matches with us not much more in the first national team uh but like both of them and of course I know they can improve a lot in Russia and all over the world. So we try to be very efficient. Thank you very much for raised questions. It's a long tournament ahead, and I believe you will have a chance to ask questions in the upcoming press conferences. Before closing this one, please be informed that Albania is having a training session starting six thirty Central European time here in Dortmund. First fifteen minutes are open to media. You're welcome to join it and cover this history.